Eccoci, benvenuti. Di cosa parliamo stasera? Stasera parliamo di tattica. Andiamo a sviscerare dall'articolo, dal bell'articolo di Raffaele Barra, una bella combinazione laterale di catena fatta dal Verona. Lui ha analizzato la partita tra il Verona e il Crotone e tra i vari spunti che sono contenuti nel contributo andiamo proprio ad approfondire adesso la nostra attenzione sulla bella combinazione appunto laterale sulla fascia sinistra che ha portato poi al gol di Marco. Per cui io direi di andare sul sito e ci andiamo a scaricare l'articolo. Eccoci qua, siamo su allenatore.net, per cui andiamo, ecco, a prendere il contributo dal numero di febbraio 2021. Sfiliamo la pagina, eccolo qua, modulo di contrapposizione 3-4-2-1 contro 3-5-2, gli accorgimenti tattici attuabili quando con il 3-4-2-1 si affronta il 3-5-2 prendendo spunto dalle mosse di Ivan Juric in Verona Crotone. Per cui lo andiamo a scaricare. Nel tempo in cui, diciamo così, il sistema scarica l'articolo, io vi invito poi anche a dare un'occhiata qui a Training Ground, perché se volete poi approfondire ulteriormente l'aspetto tattico e quindi andare a trovare, che ne so, articoli legati al vostro modulo. Ecco qua, vedete la preparazione della partita per tutti questi moduli. Per cui andiamo, che ne so, a prendere il 4-2-3-1 e trovate per il 4-2-3-1 tutta una serie di contrapposizioni tattiche legate appunto a partite realmente disputate. In questo caso vediamo il 4-2-3-1 contro il 4-3-3 prendendo spunto dalle mosse di Pochettino in Tottenham Chelsea, 4-2-3-1 contro 4-3-1-2 prendendo spunto dalle mosse di Spalletti in Inter Sampdoria, perché poi noi ogni articolo che andiamo a fare nel corso del tempo lo mettiamo nel database e comunque sono sempre articoli interessanti come quello che adesso andiamo ad aprire. Eccolo qua, vedete la prima pagina, per cui sfiliamo un attimo, qui c'è la presentazione con le formazioni, vedete Verona, anzi lo allarghiamo un pochino così si vede meglio, perfetto, Verona 3-4-2-1, Crotone 3-5-2. Un aspetto interessante che ha evidenziato Raffaele nella prima parte legato al fatto che il Verona, costruendo a 3 con i propri difensori, quindi Cecchini, Magnani e Lovato, poi andava così a utilizzare Ilic, il centrocampista, insieme a Tamez, che in questo caso vedete qua in alto sulla destra si è aperto in fascia, ecco, i centrocampisti avevano in opposizione, più che venivano pressati, avevano in opposizione gli avversari del Crotone, per cui vedete in questo caso Magnani torna dal portiere Silvestri si appoggia a Tamaze che si è abbassato per ricevere la palla, il centrocampista Scaligero conduce per qualche metro, trova ancora la strada sbarrata, torna indietro da Silvestri che riceve, avanza, eccolo qua, nel cerchietto rosso e va al rilancio lungo. Questa scelta, dice Raffaele, come ci mostrano anche i fotogrammi 1 e 2 a seguire, presi da momenti diversi della gara, è stata fatta anche in caso di rinvio dal fondo. È interessante notare come le due squadre, grazie alla difesa alta del Crotone, siano raggruppate in pochissimo spazio. Quindi Verona che decide di non costruire dal basso attraverso una manovra ragionata, ma decide di andare a sfruttare il lancio lungo e direi che è una scelta da non sottovalutare, perché soprattutto in certe situazioni, in certi momenti della partita o quando abbiamo a disposizione certe squadre che non hanno tra le proprie fila giocatori così abili nel palleggio, ecco, il fatto di andare a ricorrere all'azione diretta, alla costruzione diretta, può essere comunque un'idea interessante e non da sottovalutare. Quello che però io volevo farvi vedere era questo sviluppo qua che parte da Kalinic, che riceve la palla sulla fascia destra. Kalinic cambia gioco per Di Marco, l'esterno a sinistra della squadra di Juric, che riceve palla in questa zona centrale. Di Marco, ecco qua il fotogramma che lo identifica, riceve palla e Ilic, vedete, si inserisce mentre il compagno sta per ricevere palla, andando ad attaccare questa zona interna, mentre Zaccagni, l'esterno a sinistra, si apre lateralmente. Di Marco ha ricevuto, guida in avanti, vedete i compagni che fanno i movimenti che vi ho appena accennato e nel momento in cui arriva sulla tre quarti si appoggia per Zaccagni che riceve frontalmente rispetto alla porta avversaria. Di Marco prosegue la corsa per andare ad attaccare lo spazio alle spalle del difensore opposto all'esterno di attacco della squadra di Juric, portando di conseguenza via, portando con sé
il centrocampista della squadra di Stroppa. Ilic legge la situazione per cui si abbassa a sostegno del compagno, ecco qua il movimento, Zaccagni si appoggia proprio su Ilic e a questo punto Di Marco, essendo impossibilitato a ricevere il pallone, che fa? Si muove e torna praticamente ad aprirsi in fascia liberando questo spazio. Questo spazio è attaccato da Zaccagni che vedete potrebbe, induce e stimola Ilic a giocare questa palla in profondità. Ilic decide invece di non servire né Zaccagni che si inserisce dentro l'area di rigore né Di Marco che si apre esternamente, ma di guidare la palla verso la zona laterale nello spazio meno presidiato dai difensori avversari. Vedete qua Ilic che ha guidato la palla sull'esterno, si ferma, quindi cambia senso, si appoggia su Di Marco. Zaccagni, che nel frattempo era entrato in posizione utile, legge la situazione, legge la palla sui piedi di Di Marco e si ributta in profondità alle spalle dell'avversario in opposizione all'esterno laterale sinistro della squadra di Juric. In questo caso, lo vediamo anche dalla grafica, ma ve lo faccio vedere attraverso le immagini, Di Marco serve in profondità Zaccagni e immediatamente va qui a inserirsi in questo spazio, mentre lì ci avete visto che ha portato via l'uomo e quindi ha sgomberato questa zona. Zaccagni riceve sui piedi, serve il compagno che si è inserito nell'area di rigore e che di esterno sinistro batte, supera il portiere della squadra calabrese. Quindi una bellissima combinazione laterale, appunto, che dimostra come la squadra scaligera, la squadra guidata da Juric, sia molto abile, ecco, in questo tipo di combinazioni. Azione che vi invito poi a andare a studiare nei dettagli cliccando proprio sulla grafica, vi riporta sul sito della Lega dove trovate la visione, il video proprio del gol fatto dalla squadra veneta. Vi ringrazio per l'attenzione come al solito, scrivetemi i commenti relativi a questo gol e relativi anche al concetto di costruire o meno nella parte bassa del campo. Ritenete utile costruire perennemente e costantemente da dietro oppure in alcuni casi può essere più conveniente andare a ricercare la manovra diretta e quindi mettere in difficoltà l'avversario attraverso un lancio lungo, anche nel caso in cui non abbiamo a disposizione attaccanti particolarmente abili di testa? Però ecco, è da notare il fatto che se il difensore la respinge e anche la dovesse indirizzare a un centrocampista, se siamo pronti, se siamo aggressivi, il centrocampista può essere immediatamente pressato dai nostri giocatori di metà campo e sicuramente possiamo mettere in difficoltà l'avversario in situazione, appunto, che lo vede ricevere la respinta, il colpo di testa del compagno con le spalle rivolte alla porta da attaccare, mentre noi invece viceversa andiamo in aggressione guardando la porta da offendere. Quindi sono tutti aspetti interessanti, utili. Mettete per favore i vostri commenti, così apriamo una discussione a margine di questo video. Io vi ringrazio come sempre e vi saluto alla prossima. Ciao!